L'inchiesta sulla strage del 29 giugno 2009 arriva a Viareggio. Dopo l'incidente probatorio sull'asse nelle officine Lucchini a Bergamo, il teatro è lo stesso dove la tragedia si è consumata. Periti e tecnici delle parti devono stabilire le cause della foratura della cisterna da cui è fuoriuscito il GPL all'origine dell'esplosione che ha ucciso 32 persone e ferito decine di altre. E la cisterna è lì, sul lato monte della stazione ferroviaria, dove è rimasta muta per due lunghi anni. Ma il momento di dare delle risposte sembra arrivato. Accanto al vagone i picchetti incriminati e la cosiddetta zampa di lepre, il pezzo di rotaia, decisivo capire quali di questi elementi è responsabile del foro. Oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, sul posto centinaia di viareggini, intervenuti per dare un segnale di vicinanza e attenzione e sostenere il presidio dei familiari delle vittime e dei comitati. Anche le istituzioni, con il sindaco Lunardini e il presidente della provincia Baccelli in testa, assistono silenziose. Non sono mancati i colpi di scena. Dura contestazione ai legali di Ferrovie dello Stato che hanno provato a utilizzare un plastico senza avvertire la procura per valutare i danni alla cisterna. Un colpo basso, come commenta l'avvocato Graziano Maffei, legale del comune di Viareggio, che ha scatenato le ire e le grida della folla di cittadini. Vergogna, assassini. Il giudice ha comunque deciso di non acquisire il modello come prova. Secondo l'impressione degli avvocati della Presidenza del Consiglio, parte civile, sarebbe evidente la responsabilità del picchetto per lo squarcio nella cisterna. Gli accertamenti si concluderanno entro la fine del mese e il 2 novembre è fissato il confronto tra le parti. Errori e responsabilità ci sono stati. Nessuno deve più nutrire o avanzare dubbi. Lo sostengono da sempre i familiari delle vittime e i comitati. Lo conferma ai nostri microfoni il presidente della commissione d'indagine del Ministero dei Trasporti, Franco Branciamore. Oggi dobbiamo verificare questa cisterna, non so se la verifichiamo pure all'interno o soltanto all'esterno. C'è uno squarcio, dobbiamo capire se questo squarcio è stato causato da un picchetto, così come si dice, o famosa zampa di lepre dello scambio che sta qui su Viareggio. Però è assicurato che un errore c'è stato? Diciamo di sì. Di chi ancora non lo sappiamo, ma diciamo di sì. Purtroppo un incidente del genere, se può dire, è stata la casualità soltanto. Io l'ho detto prima, due macchine vanno a sbattere, una e due, una data la precedenza, dormivo, era ubriaco, qualcosa c'era. E per cui qui non c'erano ubriachi, drogati e no, però qualcosa è successo. L'importanza particolare della giornata viene sottolineata da Daniela Rombi, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Il Mondo Che Vorrei. Da qui è fondamentale, oggi è fondamentale perché si evinceranno le responsabilità che ci sono. E quindi verranno poi fuori le responsabilità a chi attribuirle, in modo che il 2 novembre il giudice possa serenamente, perché come sono certi i risultati sull'asse, dovranno essere certi anche i risultati sulla cisterna e quindi potrà fare il proprio lavoro. Proprio in merito a quanto emerso sulle condizioni dell'asse c'è lo sfogo che riguarda soprattutto Trenitalia e le sue società colpevoli di negligenza nei controlli. Che è stato camuffato per farlo girare, è stato tinto, ritinto e poi ritinto un'altra volta, è stato mollato, hanno truffato e voi ditemi se qui non c'è l'eventuale dolo. È bene fare pulizia qui dentro, chi di competenza, chi di dovere lo deve fare, perché noi non vogliamo che altre persone, ma neanche mezza, muoia o abbia un incidente di questo tipo.